Nostra, oggi sono a lavoro, ma sono con voi. Appena vi connettete, scrivetemi e sono qui con voi. Chiedetemi tutto quello che volete, di quello che volete, della legione, del conflitto, di tutto. Quindi vi aspetto. Ditemi se mi sentite o no. Allora, chi è connesso adesso? Nessuno connesso. Chi è connesso? Buongiorno, ciao a te, come va? Come si va? La grande, 4 persone connesse, 5, prima diretta dell'anno 2022, al posto di lavoro. Come vedete, c'ho anche il cappello che vi mostra che sono al posto di lavoro. Chiedetemi tutte. A salut, ça va? Sveglio particolare, esatto. Allora, chiedetemi tutto quello che volete, su tutto quello che volete, sulla legione, su tutto quello che volete. Oggi, come avete visto, una notizia che può far paura o no a tutti. Pronto, sempre pronto. Ma è per questo volevo oggi parlare su questo argomento. Pensi che la legione partirà? Ma la legione partirà sempre, ma non tutti partiranno della legione, perché la maggior parte diserterà. Fidatevi di me. Nessuno viene per la gloria o per morire. La maggior parte, come ho detto nei video, sono lì per i documenti, per i soldi e per non fare niente. Quindi per questo che sono venuti, non sono venuti per mostrare che sono dei guerrieri. Allora, quindi oggi, come avete visto le notizie, invasione dell'Ucraina. Una strategia, una tattica russa ben organizzata dal presidente russo, quindi circondare l'Ucraina e mettere in modo che la NATO non entri in nessuna città. Vuol dire che hanno messo tutti i missili balistici nelle città più importanti dell'Ucraina. Quindi, se in tal caso la NATO intende venire, là sanno dove bombardare. Quindi la NATO si è mossa troppo in ritardo, che la Russia si è mossa troppo. Ne stanno parlando in Francia, qua in Italia, cioè, in Francia ne parlano dappertutto, cioè, i giornali lo stanno dicendo dappertutto. È perché lì non è interessante. La cosa che ci chiediamo: quanta gente si va a arruolare in questa guerra? Quante persone andranno a arruolarsi per fare questa guerra? Qual è il dubbio che mi è sorto? E mi sorgo anch'io il dubbio è che io andrei a fare questa guerra. Mi arruolerei alla legione, mi ritornerei in legione, ritornerei all'esercito italiano. Diciamo che ci sono tanti pensieri che mi vengono e tante cose che mi vengono, quindi il perché tornare, il perché combattere, perché cosa? Che cosa cambia? La società resterà lo stesso, ogni volta che torniamo come militari, vincenti o perdenti, saremo sempre criticati, odiati, insultati. Quindi perché partire? Come è successo già, che ho visto, quando i legionari escono in una tenuta militare, sono sempre aggrediti, quindi delle volte è meglio che si vestono normale o sono sempre derisi per quel vestito militare che portano, quindi quell'abbigliamento militare che portano, sono derisi. Quindi il perché combattere? Quale motivazione ci spinge ad arruolarsi? Qual è? Per me la motivazione è solo di cercare di farmi la carriera, di aumentare di grado, ma non c'è una motivazione di patria, non c'è una motivazione di guerra, non c'è una motivazione di altra che sia motivazione.
è tutta quella la mia motivazione se dovessi andare, perché è la carriera, quindi carriera di passare sotto ufficiale, passare ufficiale un giorno per un atto eroico che si potrebbe fare, ma per cambiare la società o per la società di oggi non ne vale neanche la pena che mi metta a combattere. Quindi magari ditemi voi cosa ne pensate, sono qui, mi fa piacere parlare con voi, se vi interessa questo argomento fatemi sapere, sono qui. Quanti soldati italiani diserteranno? Sono più soldati di tutto il mondo che diserteranno, non solo quelli italiani. La maggior parte, come vi ho detto, sono lì per i documenti, per i soldi. Non sono lì per dare la loro vita o fare... Tutti quelli che volevano dare la loro vita sono stati sbattuti fuori. Non sono stati idonei alla legione straniera. Quindi perché la gente deve restare su quelle idee di combattere per un paese che non è loro e combattere per qualcosa che non è loro. Quindi anche per questo. Quindi ditemi voi cosa ne pensate, siamo in diretta da Leggio Patria Nostra, 7 persone, molti se ne sono andati via. Quindi ditemi cosa ne pensate di tutto questo, ditemi qualcosa, sono qui in chat. Siete pronti? Se la NATO decide di contrattare io e il mio distretto, il mio distretto gruppo di amici si prende tutti e si va in montagna in 5 anni di sacrifici dopo i lavori. Beh, esatto, è quello, ma non c'è la società, non è quella, è per carriera. La tattica dell'esercito russo, come dirvi, parlando di tattica, è eccezionale. Quindi ho visto i giornali, non è che acclamo nessuno, ma quello che hanno fatto è eccezionale veramente. Per dire che un presidente ex KGB ha fatto tutto questo è una cosa allucinante. Quindi per dirvi che è riuscito a circondare l'Ucraina in tempo record. Che la NATO inizia bla 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 bla, la NATO bla 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 bla. Quelli erano già avanti di molto. Quindi missili balistici, carri armati su quello. Società private, certo che partono sempre le società private, ma la paga sarà molto meno perché il nemico è molto più addestrato, quindi hanno bisogno di più personale, quindi avendo più personale gli tocca pagare un sacco di soldi e non possono pagare un sacco di soldi, quindi diminuiranno le paghe, non c'è più soldi, non c'è più niente. Non è come prima, come pensavate che era prima, si paga tanto, solo l'antipirateria è pagata quanto? È pagata 2100-2002, che prima era pagata 9000. Quindi pensate la differenza. Quindi una guerra certa ci può essere come non ci può essere, perché l'unica arma che c'ha la NATO è le sanzioni. Sanzioni, 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 nient'altro che questa. Okay. Non toccano niente. Come vi ho promesso, vi ho fatto una diretta live anche a lavoro, come vedete, quindi mi sono risparmiato di venire e contattarvi a lavoro con me. Quindi se avete delle domande sono qui, fatele. Come vi ricordo, iscrivetevi al secondo canale Legio Caporal Military, così avremo due canali differenti. Il secondo canale in tal caso mi dovrebbero bloccare il mio secondo canale, il mio primo canale, quindi che dovrebbero bloccare questo canale, ci sarà il secondo canale. Vi aspetto per le domande, i dubbi che avete, sono qui e rispondo a tutti. Allora, con un ministro Di Maio Putti si è cagato, è ben normale, tutti sono lì a
dietro Putin. Il problema è che tutti dietro lui si è già mosso molto prima. Quindi muovendosi molto prima si è... Oh là là. Quindi aspettate, quindi muovendosi molto prima ha preso in mano il potere. Quindi gli unici che possono combattere in questa guerra non è la NATO, gli unici sono gli ucraini, che sono molto più nazionalisti, molto più conservatrici, conservatori, quindi hanno una cultura molto ben conservata, che l'Europa, la vera Europa, che non ha niente di conservato, nessuno in Europa andrebbe, quindi pochi si arruolerebbero per combattere la Russia, che in Ucraina la differenza è che, come ho visto, come li conosco, molti si arruolerebbero per combattere la Russia. Quindi vedete la differenza tra un popolo, due popoli, quindi Russia e Ucraina, che sono due popoli nazionalisti, e l'Europa di oggi, che maggior parte non andrebbe a combattere. Vedete la differenza? Quindi molti sono tutti in combattimento su TikTok, eccetera eccetera, su... Io sono, anch'io può darsi sono uno di quelli, ma comunque perché combattere? Pensi che abbia ancora senso arruolare in legione? Dipende dalle tue motivazioni, quale per arruolarti in legione. Se le tue motivazioni sono per prendere un buon lavoro e uno stipendio fisso, non c'è questo. Lo stipendio fisso c'è, ma dopo 5 anni, se non gli servi più, bye bye. Quindi è così, funziona così, tutto il militare è così. Dipende da quello che tu cerchi. Qual è la tua motivazione? Di fare carriera, di avanzare o di fare la guerra? Una di queste cose è una tua motivazione. Vai sulle domande, mi sono fermato un po' in macchina, sono in macchina, sicurezza in macchina, aspetto tutte le vostre domande, tutto quello che voi volete chiedermi. Dopo tanti mesi che non facevo dirette, ho preso la decisione, ho comprato un nuovo telefono, funziona meglio, e ho deciso di fare le dirette live. Por los españoles, chi quieres me puede escribir. Non ci sono molti connessi perché l'orario, comunque sono le 4 di sera, quindi sono le 16 e molto non c'è. Dopo quanto pensi che andrà chiesto? Secondo me è un tempo di settimana. Il problema è, dipende da come è gestita la strategia russa. Se la strategia russa è gestita bene, può darsi anche tempo una settimana. Ma se i movimenti, eccetera, eccetera, sono gestiti male, può prendere anche dei mesi. Se dipende anche dalla motivazione dei soldati ucraini, perché i soldati ucraini sono molto motivati. Chiedono vaccino Covid, legione, mascherine. Allora, mascherine sì, ti chiedono un test PCR, quindi un test antigenico negativo. Le mascherine, boh, è normale, quando vai dentro qualcosa è normale, ma da marzo tolgono le mascherine, quindi non è più obbligatorio le mascherine. Fatemi le domande ancora, per chi c'è, 5 persone connesse, quindi sono qui a vostra disposizione per tutto quello che volete sapere. 5 persone connesse su 5.000 è un po' poco. Mi fa ridere che casualmente dopo 10 bombardamenti del Donbass proprio ora li hanno riconosciuti. Quello sì, il problema è che, come posso dirti, ci vuole sempre, come dice un capo di stato, come posso dire, storico, quindi Bismarck, Otto von Bismarck, quello che ha detto lui, una diplomazia senza le armi è come un'orchestra senza strumenti, quindi è la stessa cosa. Quindi chi mi ha capito, bene. Vediamo, le chat vanno e vengono qua. Allora, vediamo un po'. Si può tenere se Letta e il PD sono in piazza per l'Ucraina davanti all'ambasciata russa. Ma è incredibile, il PD è finito, non esiste più. Pensi che sia possibile essere con la Russia come volontari? Il problema è che se lo fai sei
schedato, il problema è che se lo fai sei controllato, il problema è che se lo fai non puoi più tornare in patria. Tante cose devi pensare. E il problema è che se lo pensi, anche se lo pensi, di andare con i separatisti russi adesso in diretta qua, sei più controllato, quindi può darsi che arrivano delle ripercussioni dalla tua parte. Quindi per dirti, bisogna fare attenzione sempre a quello che si scrive e si dice al giorno d'oggi. Per questo io faccio la diretta, la faccio senza essere da una parte né dall'altra. Quindi su questi argomenti di guerra bisogna essere, come si dice, intermedio. Quindi né con uno né con l'altro. Bisogna fare un'analisi come nel mio canale. Quindi fatemi delle domande sulla legione. 8 persone connesse. Sono tutti a casa, rinchiusi, hanno paura. Cosa succede? Non credo che si arriverà a un conflitto mondiale. Un conflitto mondiale, non è che si arriva, si farà. Oggi, al giorno d'oggi, cercano sempre non di bombardare i civili come prima. Prima nelle guerre, nella seconda guerra mondiale, bombardavano tutte le città per far paura. Quindi no, al giorno d'oggi cercano di non far paura all'opinione pubblica, quindi bombardano sempre delle postazioni militari. Quindi non ci saranno molti morti come nelle altre guerre, ma ci saranno dei morti comunque. Su quello sì, non credo. Leggio. C'è stato veramente il freedom con voi in Francia, come il Canada, erano immagini. Sì, ci sono stati, c'è stato, sono andati a Parigi, la gente è nelle palle. Le visite mediche guardano le ginocchia, ti guardano tutte le visite medicali, tutto. Ho visto, non l'ho visto, poi lo vado a vedere perché c'è un secondo telefono. Certo, era solo informazione, no? Giusto, cioè, l'informazione è sempre possibile, non è un problema. Ma quando c'è la formazione è giusto che tu scegli un campo. E il campo è quello che hai scelto, è quello che deve restare. Quel campo che tu sia buono, che tu sia, non sei militarmente preparato, hai scelto quel campo e sei motivato per quel campo. Quindi andrai fino alla fine a combattere per quel campo che hai scelto, che sia buono o no. Allora, altre domande? Oggi tutti preoccupati, le TV ne parlano tanto, una possibile guerra, quindi non so da dove si va. In Italia non arriverà niente, c'è una censura pazzesca, lo so, non lo so perché c'è una censura di tutto questo, è una cosa che può interessare me. Al giorno d'oggi il lavoro più pericoloso e più criminale non è il militare, ma al giorno d'oggi è quello chiamato giornalista, quindi è più quello che altri. Secondo me, poi ci sono dei giornalisti corretti, ci sono dei giornalisti meno corretti. Allora, fatemi tutte le domande sulla guerra, sulla legione, tutto quello che avete visto su Legio Patria Nostra Italy, tutto quello che avete visto è una cosa che quasi ho detto tutto. Visto che questa è una giornata ruola 1700 nuovi e che hanno abbassato la difficoltà dei test perché hanno bisogno di personale, abbassando la difficoltà dei test prendi cani e porci. Quindi anche quello ci sono dei difetti abbassando la difficoltà dei test. Perché se uno non riesce a fare 2800 metri in 10-12 minuti non sa correre, non è sportivo. Che c'era questo il test di Cooper prima, che adesso il test di Cooper l'hanno tolto, non si sa il perché hanno tolto, hanno bisogno più personale, ma non ci vuole la quantità, ma anche la qualità. Quante trazioni? Ma le trazioni sono sempre le stesse, quindi 4, minimo 4. Allora, oggi c'è un caldo terribile, nuvoloso, non so cosa è successo. Legio Patria Nostra Italy è ritornato per voi, diretta, si rifà la diretta, sono molto motivato su queste bellissime dirette come facevamo prima, di tutto, di strategia, di tutti gli argomenti che volevate. Allora, sulla legione molti, non sono qualcuno che mostra troppo, che si fa vedere,
dire ho fatto questo, sono andato là. Io ho fatto i 5 anni e su questi 5 anni vi metto la dritta su come affrontarli. Ma non è detto che la mia dritta sarà buona per voi, come non l'è stata per me. È qualcosa che vi aiuta a essere in legione. Ciao, non ti seguo da tanto, ma ti sostengo in abbonamento da tempo e ti stimo e ti seguirò. Grazie Luca, grazie mille. Ma i test psicotecnici cosa sono? Test ragionamento spaziale, li cerchi su internet, li trovi, test di ragionamento spaziale. Qual è l'unica tecnica militare preferita in assoluto? L'ha detto giù il Blitzkrieg o la diversione, ma il Blitzkrieg è qualcosa che muovi velocemente la logistica, la fanteria, il genio, quindi tutto la muovi velocemente e correttamente, come il motto che dicono la legione. Vite fait, bien fait, vuol dire più veloce, bisogna fare più veloce e fatto bene, veloce e bene. Sono difficili i test psicotecnici, legione? Dipende da cosa hai nella testa, come pensi. Quello non sono difficili, per me sono facili, la gente li ha passati, quando sai come e quali sono, è facile. Quello che ha fatto Putin si può definire Blitzkrieg. Quello che ha fatto Putin si può definire una preparazione, è un accerchiamento, quindi una tattica che ha usato Rommel, quindi la volpe del deserto. Un accerchiamento così è come ha fatto con gli inglesi a El Alamein e con gli italiani coraggiosi che sono andati verso lì e hanno combattuto fino alla fine. Quello era un accerchiamento che sta facendo la stessa cosa, quindi tutte le strategie sono quasi come strategie della seconda guerra mondiale. Quindi un accerchiamento. Per togliersi dall'accerchiamento, cosa bisogna fare? Trovare il punto debole. E ci vuole per eliminare quel punto debole e eliminare l'accerchiamento e liberare tutti dall'accerchiamento. Il Blitzkrieg è quasi così, perché se vedete l'hanno. Il Blitzkrieg era una diversione più un accerchiamento, quindi hanno fatto una diversione di un attacco verso le. Come posso dirvi? Hanno fatto una diversione per far entrare e accerchiarli. Quindi è tipo così. Il Blitzkrieg è una guerra lampo, quindi veloce, per questo che la Francia in 2 settimane è stata clac. Quindi ragazzi vi invito su Caporal Military, metto tutti i video di tutto, gli story, gli short, tutti i video che vi piacciono, che ce li ho, qualcuno me li passa, li metto io perché io alla mia epoca i telefoni non erano molto usati per i video, non c'era un TikTok, non c'era Instagram come adesso. Io Instagram l'ho usato, il mio primo conto è stato creato nel 2018, quindi pensate voi, 2018 quando. E sono uscito, quindi per dirvi, i video non si facevano tanti tanti tanto, solo il graduato che prendeva voleva fare i video, ma in generale si facevano più foto che i video. Quindi chi è connesso, fatemi tutte le domande. 9 persone connesse su 5.000 iscritti. Quindi bisogna aumentare gli iscritti qua, devo aumentare, aumentare, stanno aumentando grazie a voi, gli iscritti aumentano, 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 finché questo canale sarà un unico canale della Legione Straniera in Italia, non. Per il momento molti mi chiedono, ho visto dei video su altri ex legionari italiani, su qual è la differenza, quindi voi mi domandate. Qual è la differenza tra me ed altri legionari italiani? Qual è la differenza che perché io ho fatto il video YouTube ed altri hanno fatto video YouTube lo stesso? L'unico lo sono stato io, ma la differenza è che io non mostro troppo quello che sono io. Io mostro quello che è la legione. Io mostro quello che voi vedrete alla legione.
quindi non mostro quello che ho fatto io. Quello che ho fatto io resta a parte, perché quello che ho fatto io sarà diverso da quello che farete voi in legione. Quindi non saremo mai uguali a fare lo stesso percorso legione straniera. Come io ho finito i 5 anni, voi magari ne farete 10. Come io sono stato, quindi è inutile che lo sapete, sono stato riformato, prendo una pensione di 300 o qualcosa, 312 euro, quindi a vita, che altri possono continuare la loro carriera da sergente, eccetera, eccetera. Io racconto tutte quelle informazioni, massime informazioni che ho. Io vi racconto tutte le caratteristiche della legione straniera, tutto quello che vedranno i vostri occhi, non quelli che hanno visto i miei, ma quelli che vedranno i vostri occhi. Quindi tutto questo tutorial della legione straniera, quindi all'inizio il mio canale non volevo chiamarlo Legio Patria Nostra Italy, ma volevo chiamarlo tutorial della legione straniera. Quindi, visto che avevo fatto ho messo nella scritta, nella sigla, nell'introduzione, Legio Patria Nostra Italy, ho deciso di non cambiarla, quindi ho deciso di lasciarlo Legio Patria Nostra Italy. Legio Patria Nostra Italy è un motto, vuol dire che la legione è casa nostra. E lì ho aggiunto Italy, perché dall'Italia, perché parlo italiano. Quindi è vero, la legione di quello che io parlo è casa nostra, perché vi parlo praticamente della legione. Ma molti si arruolano, molti vedono com'è la legione, molti non saranno soddisfatti. E o altri saranno soddisfatti. Quindi metà non sarà soddisfatta, l'altra metà sarà soddisfatta. Per questo motivo che la mia decisione di non raccontare quello che ho fatto io, ma raccontare quello che vedrete voi, è la decisione più saggia che io abbia mai preso. Quindi per questo sono qui al lavoro, fare dirette, riprendere le dirette come le avevo fatte prima e rispondere a tutte le vostre domande. Se sono delle domande a livello personale, posso anche rispondere, non è un problema. La verità è la cosa migliore per avere delle persone di fiducia. Quindi vi aspetto, fatemi delle domande, metto la prima marcia e inizio, quindi aspetto le domande. Quando ci siete rispondetemi, fate le domande, legione, guerra, Putin, Ucraina, Biden, Bidè, o come si chiama. Sono qui, sulla strategia, sulla guerra, sulle armi, su tutto. Molti mi diranno, il tuo lavoro, sei armato o no? Il mio lavoro non si è armati. Qui l'unica arma che hai è il telefono, quindi chiami la polizia, è a posto. Ti aggredisce, chiami la polizia, non fai nient'altro. Quindi se muori, muori, ti fanno una bara e sono contenti, iniziano le indagini e poi non fanno nient'altro. Sei morto, non gliene frega niente a nessuno. Questa è la sicurezza qui in Francia, non è come da altre parti, non so come in Italia. Mi sembra che sono armati, ma qui non sono armati. Quindi sono qui, non posso fare nient'altro, non posso reagire. E funziona così, un sistema di merda, come posso dirvi. Me lo accettiamo, prendiamo il pane, finché non troviamo qualcosa di migliore. Per l'antipirateria cosa mi è successo? Il problema non hanno più lavoro le società francesi, quindi le società francesi non hanno più lavoro e sono obbligato a fare questo lavoro che non mi piace per niente. Per questo sono in diretta con voi per divertirmi con voi e parlare con voi. Quindi se avete qualcosa da chiedermi, chiedetemelo adesso. Ancora 20 minuti con voi, poi devo staccare. Sempre un piacere con voi ragazzi, in diretta. Chiedetemi tutto quello che avete a chiedermi. Vi
fatemi le domande che volete. A proposito, per la legione, tutti i video che ho fatto, alcuni sono fatti male. Io non sono, non faccio un montaggio di video, non sono qualcuno che fa un montaggio di video. I video li faccio sul tempo, quindi sul tempo faccio i video. Non sono qualcuno che si mette a fare montaggi eccetera eccetera, luce eccetera, non sono quello, non ho studiato quello. Io parlo, metto una camera, la GoPro, parlo e a posto, quindi niente di che. E adesso vi aspetto le domande che volete qui con voi da Legio Patria Nostra. Vi aspetto, quindi fatemi le domande, su dei dubbi, su quello che volete, sono qui. Ta-ta-ta. Niente domande ragazzi, domande, risposta. Se mi chiedete, chiedetemi tutto quello che volete. Ancora 10 minuti per la diretta e poi finisco la diretta. E con piacere la rifaremo, tante dirette, forse anche domani avremo le dirette. Scusate, non ho visto le domande. Buongiorno Legio, sono un ex legionario, dovesse prestare. Aspettate, scusate ragazzi, ho avuto la chat, c'era, ma questo telefono è una merda. Esatto, si può definire mi preparo. Ok, buongiorno Legio, sono un ex legionario, dovesse prestare servizio in un gruppo paramilitare, si trovasse contro un battaglione della legione, come reagirebbe? Combatte, il suo contratto legione è finito, se non è voluto restare e ha scelto un'altra cosa, deve combattere. Usted incontrò persone con gafas in legione? Sì, hai mucho. È meglio andare a bagno o a Parigi per il reclutamento? Per gli italiani andate a bagno. Credi che la NATO sia in grado di organizzare in poco tempo e mandare truppe in Ucraina? Impossibile, già circondata e sono fuori. Devono iniziare già a togliere le batterie missilistiche che la Russia ha già messo, prima cercare un punto debole, e là non può fare più niente. Per questo che preferiscono, se non avete visto, quindi per chi ha visto, hanno detto facciamo le sanzioni russe, non vanno a attaccare, hanno detto sanzioni russe, perché studiando la geopolitica, studiando la strategia, non c'è niente da fare, si sono mossi, si muoveranno troppo tardi e si rischia una sconfitta. Un tatuaggio con la bandiera italiana può essere problema in legione? No, non c'è nessun problema in legione, questo della tua bandiera, finché non è politico, non c'è nessun problema. Finché non è se è una bandiera fascista, se ci sono io ti prenderei, ma visto che non ci sono io, non ti prenderei se era una bandiera con la Repubblica Sociale. Quindi tutto quello che è politico, no. Tutto quello che è religioso può darsi che passa, quindi può anche passare. Vuol dire che se è un tatuaggio religioso un po' diverso, che non è religioso estremo, può passare. Tutto, ma tutto quello che è politico non passa. Tutto quello che è nazionalista passa. Quindi tu sei italiano, ti fa un tatuaggio italiano, passa. Il tatuaggio non va fatto nel collo. Delle volte passa, delle volte non passa. Vi racconto una storia. Un sergente chef, perché lo chiamano chef alla legione, aveva fatto un tatuaggio nazista dietro, quindi nell'avambraccio. Anziché mandarlo via, buttarlo fuori, i medici l'hanno messo lì in attitudine a fare il defilé, quindi le parate militari. Quindi per lui va bene, non deve né stirare la camicia né rompersi le palle a fare tutto questo. Allora, vediamo le domande. Ma secondo te non scoppierà? Lasciano così, fanno sanzioni e un bla bla della NATO. Non possono attaccare, non possono fare niente. Danno un aiuto all'Ucraina a posto. Sono circondati, si sono mossi troppo tardi. E non possono fare niente, non possono neanche attaccare nell'Estonia, su al nord,
non possono fare niente, finito. Quindi l'unici che si può sperare sono gli ucraini, è una guerra tra ucraini e russi. Quindi l'Europa, per intervenire, l'unica cosa, preparativi il portafoglio, perché il gas va a aumentare, quindi l'elettricità va a aumentare, la bolletta va a aumentare. Perché? Molti mi chiedono perché aumenterà. Perché siccome la Russia, il più grande esportatore, quindi di gas, lo va a utilizzare per se stessa, quindi non lo va a utilizzare per altri. Allora, 2 secondi, ragazzi, rispondo. Scusate. Quindi una guerra scoppierà tra sì e no. Non scoppierà con la NATO, sarà una guerra tra l'Ucraina e la Russia. La NATO sarà solo da aiuto, quindi aiuterà l'Ucraina, nient'altro. Ti seguo da un bel po', più o meno che problemi hai davvero avuto in legione quando spiegavi nei video, appunto. Ma i problemi, ce ne sono tanti problemi, se ognuno, lo ripeto sempre, vive la legione a modo suo. La legione la vivete voi, quindi fate voi la vostra vita legione. I problemi quando non ti adegui al loro sistema, non ti adegui alla loro mentalità, non ti adegui. Quindi quando ci sono gli imbecilli che ti vengono a rompere i coglioni perché ti vedono che sei di origine italiana o pensano gli italiani disertano e così ti vengono a rompere i coglioni, ma quando li agisci si mettono dietro e ti dicono che sei un pazzo. Quindi è questo il problema. Quindi e delle volte trovi anche quello che gli dici dell'equipement, della guerra, tutto così, non gliene frega niente. La maggior parte, come vi ho detto, è lì per i documenti. E là non ce la farete a vivere con questo tipo di gente. Non vi fa onore questo tipo di gente. Non vi sentirete di combattere con questa gente che vuole solo quei caspita di documenti francesi. Non fa un uomo. Io non l'ho mai domandata la cittadinanza francese e non la domanderò mai perché non mi fa niente, non mi dà niente. Quello che sono, non è un documento che mi dice quello che sono io. Sono io, il mio DNA, la mia genetica, la mia mentalità che dice quello che sono io. Quindi quando la gente là, ti trovi questo tipo di gente che viene per mangiare, prendersi i soldi e documenti, non vi fa troppo onore e non avrete neanche il coraggio di stare con questo tipo di gente. Vediamo altre domande. Vai ragazzi, domande, ancora 10 minuti per voi. Vi aggiungo ancora 10 minuti, non ho voglia di lavorare oggi, quindi sto un po' con voi finché dopo devo fare una pattuglia piedata. L'uniche armi che ho, quindi ve le mostro, è il mio. Quindi se qualcuno mi attacca, un bel pugno di questo fa sempre bene. O per andare più avanti, c'ho Black Panther. Quindi se mi scassano i coglioni, un po' di queste fanno bene. Quindi gli lascio una traccia del gatto. Quindi solo questo c'ho. Allora, aspetto altre domande. La gente che va in bagno come è preparata? Diciamo che voi siete più preparati. Io ho conosciuto alcuni che sono del canale, si sono abbonati al mio canale, sono partiti a bagno e sono passati. Quindi quello che io gli ho detto, tutto quello che gli ho detto, mi hanno detto, stato d'aiuto. Tutto quello che gli ho detto, mi hanno detto, è vero. Quindi tutti quelli che sono partiti sono passati, di quelli che sono abbonati, tutti i test che io ho dato. Se vi interessa, vi abbonate al canale, siete interessati, vi abbonate al canale, budget 0,99, non vi chiedo una cifra enorme. È normale, mi dite, questo ci frega. No, io non frego nessuno, ci devo guadagnare anche io come voi, ci guadagnate, ci guadagno anch'io, quindi nessuno fa le cose gratis, normale, si chiama business questo, se no saremo tutti fratelli e ci vorremmo tutti, ma patiremo la fame. Quindi chi è interessato,
vuole sapere dei test su quello, su cosa bisogna dire, c'è il mio canale. Andate su, abbonatevi al canale, prendete il budget da 0,99 e poi vi troverete tutti i video che spiega cosa dovete dire ai test da un bagno. Su 6 persone, 4 sono passati, sono dentro, sono andati dentro. Uno è partito, l'altro è dentro. Cosa ne pensi della guerra in Ucraina? Come? Allora, aspettate. Sono super sportivi, c'è anche chi fallisce. Ci sono tanti che falliscono i test, nessuno è super sportivo. Cosa ne pensi della guerra in Ucraina? Allora, della guerra in Ucraina cosa ne penso? Che comunque è una guerra che comunque non colpirà l'Europa, è una guerra tra russi e ucraini, è una guerra che c'è da tanto. E questo risentimento dell'Ucraina di essere libero, è il risentimento della Russia di non, che la NATO non viene nei suoi confini, scoppierà un conflitto. Quindi al 100% vi dirò che ci sarà un conflitto. Quindi non pensate che è un gioco, non pensate che stanno giocando. Là c'è un conflitto. Quindi assicuratevi che questo è un conflitto. E se siete volontari per partire motivati, potreste farlo. Se no, aspettate che arrivano le bombe a casa, ma non vi preoccupate. Quello che è un conflitto tra la Russia e l'Ucraina, come era un conflitto tra la Georgia e la Russia. Oggi è così. E funziona così. Questa si chiama guerra. Che vi piaccia o no, è così, quindi dovete viverci così. Allora, come fai ad abbonarti? Vai sul canale Legio Patria Nostra Italy. A fianco iscriviti c'è la scritta abbonati. Prova a cliccarla e dimmi se funziona. Perché mi ha detto che non funziona, ma prova. Io l'ho provata su un altro canale e funziona. Prova se funziona. Dovrebbe essere attiva. Così sarà il 29esimo iscritto. 7 persone iscritte per il momento. Mettiamo un po' di aria fresca. Inizia a fare caldo, ragazzi, eh. Ma i test medici in Francia sono più leggeri. Io avevo l'asma allergico. Vedo tutto, ma sono guarito anch'io, avevo l'asma quando ero piccolo, sono guarito anch'io, quindi non dirgli niente, è a posto così. Te lo do come un consiglio, anche se hai avuto l'asma non ce l'hai più, non dire niente. Se non ce l'hai più, non hai più sintomi, non hai più niente, non dirgli niente. È meglio così, tanto non lo possono scoprire se hai avuto l'asma o no. Quindi non dite niente su quello. Allora, ancora 5 minuti. Engagé volontaire Cesare Cugnola. Ah, ti ricordi? Bonjour pour le engagé volontaire Cugnola. Comment allez-vous? Ça va vous bien? Allora, come conosci tutto questo? Ti sei ben presentato. Bravissimo. Allora, se non hai avuto operazioni al menisco, e non hai, non dico niente, quello lo vedranno loro. Tu non dire niente, per il momento lo vedranno tutto loro questo. Eh sì che mi ricordo, io mi ricordo tutto. Eri anche abbonato al mio canale, poi non so, mi sono sparito grazie a queste segnalazioni che ho avuto, eccetera eccetera. Ragazzi, mi piacerebbe restare con voi, ma il dovere mi chiama. Bisogna che faccio una pattuglia piedata con i tirapugni che ho creato io in 3D. Mi dispiace, siete stati. Riprenderò domani, forse vi metterò al corrente di tutto questo. E da Legio Patria Nostra Italy la diretta si chiude così. Vi ringrazio a tutti. Ricordatevi, vi metto i link sulla chat se ci riesco. Neanche come si mette una chat qua. Oh là là. Comunque scrivete Caporal Military. Caporal Military c'è il secondo canale, quindi lo vedete nella diretta Caporal Military.
Iscrivetevi al secondo canale, siamo quasi a 824, quindi aumentiamo, mettiamolo un po' di più. È da Legio Patriota Italy, alla prossima, vi auguro una buona serata a tutti, con auguro che tutto andrà bene. Grazie a tutti, buona serata.